diminuiscono i feriti a causa dell'utilizzo di botti in provincia di Salerno. Sono 14 le persone rimaste contuse, fortunatamente in maniera non grave, segnalate nel territorio salernitano. Il più grave è un ragazzo di 21 anni che a causa di un petardo ha subito ferite a un occhio e a una mano. Il giovane pare fosse in compagnia di amici quando al quartiere di Pasten è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e poi portato a Ruggi d'Aragona. A Battipaglia invece è ferita sacro-lombare per un altro giovane. Le prognosi per il resto delle persone ferite va dai 3 agli 8 giorni. Intanto già stamattina a Salerno gli artificieri di Carabinieri e Polizia di Stato stanno scandagliando il territorio per le operazioni di bonifica per i botti inesplosi. Sul Salernitano operazioni notturne anche per i vigili del fuoco, soprattutto per gli interventi legati al forte vento che ha causato qualche danno, in particolare a deboli. I carabinieri di Sapri invece ieri sera hanno sequestrato un ingente quantitativo di botti illegali destinati alla vendita proprio per la nottata di San Silvestro. In particolare i militari della stazione di Centola Palinuro hanno rinvenuto all'interno di un casolare di Palinuro, utilizzato come deposito, circa 120 kg di artifici pirotecnici pericolosi. I fuochi, per l'alto contenuto di polvere pirica, erano appunto molto pericolosi e illegalmente detenuti da un 70enne del posto che dovrà ora rispondere del reato di detenzione e commercio abusivo di materiale esplodente. In totale, tornando ai feriti, in Campania sono 71 le persone rimaste contuse. Il maggior numero di feriti si registra in provincia di Napoli, 48 persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Due sono in prognosi riservata, si tratta di un uomo di 37 anni e di un bimbo di 10, rimasto ferito a barra, trasportato poi all'ospedale pediatrico Santo Bono. Il ragazzino ha subito varie lesioni per il crollo di un androne di un palazzo a causa di materiale esplodente utilizzato. Lo stabile è stato evacuato. Tutti gli altri invece guariranno nel giro di qualche giorno. Come si diceva, 14 feriti in provincia di Salerno, 9 in quella di Caserta, uno solo ad Avellino, a Benevento non se ne registrano. Nell'Agro Nocerino invece una netta inversione di tendenza rispetto al passato, pochi feriti per l'uso di fuochi, molti giovani però giunti al pronto soccorso perché in stato di ebbrezza, ubriachi ricoverati un po' in tutti gli ospedali della provincia, anche a Ruggi d'Aragona, dove si sono registrati numerosi casi. Ma ecco le parole della dottoressa Antonietta D'Ambrosio del pronto soccorso dell'Umberto I di Nocera. Rispetto insomma agli anni passati, molto molto bene, almeno per quanto riguarda i fuochi d'artificio. Per quanto riguarda l'alcol, un po' meno. Sono 3,5, sono appena 5. E non gravi. Cose gravissime, quindi insomma tutto sommato... Si è sparato di meno, è una questione economica secondo lei? Ma una questione di cultura. Penso economica, purtroppo, non di cultura, che la cultura si manifesterebbe anche in altre cose, non solo, quindi, poiché nelle altre cose non c'è la cultura, penso che sia una questione economica. Erano segnalati alla Regione Campania, che ha inviato degli appositi modelli dove praticamente era segnalato il tipo anche di fuoco d'artificio, il tipo di lesione, e quindi verranno inviati alla regione.